Salve a tutti amici di YouTube, oggi vi faccio spiegare la differenza di passaggio a livelli d'Italia su YouTube. E se ci fate caso ci saranno diverse pubblicità che vedete. Ecco, questo è un passaggio a livello come vi trovate con le nuove casse. Queste sono due casse e da notare che quando state in macchina non si sente la campanella. Bene, questa era con la chiusura, mo se vedete te con l'apertura. Eccolo. Ecco, se vedete non fa qua il tic tac o tic tic, velocemente. E a parte che questi sono prodotti ibridi. Adesso cerchiamo quelle. Con 4 sbarre. Eccole qua. Ci sono quelle da 3, oppure da 6, oppure quelle a semibarriere. Questa si trova a Ravenna. Dove questi tipi di passaggio a livello si chiudono agli ultimi secondi. Se vedete l'apertura, eccola qua. Questa era l'apertura. Intanto queste con le FS64. Se si sente in fondo un altro passaggio a livello. Queste sono tipo casse FS64 con 4 sbarre, però due stanno senza campanella. E vedremo l'apertura di questo passaggio a livello. Due fanno il tic tac, il tic tic, e quell'altra due no. A parte non si sente un po' bene il tic tic. Questa era con le FS64. Ecco, queste sono con due sbarre. Eccolo qua. Questo è uno con i miei filmati che ho fatto. Qui comunque ci stanno le FS64, due sbarre.
Ecco, questo è uno dei miei filmati. Adesso cerchiamo questo qua. Questo qua. Guardate questo passaggio a livello con le DD 96 prima serie. Queste sono casse nate dal 96, poi hanno iniziato a mettere in Italia intorno al 2000 in poi. Poi hanno messo le DD 96. Solo che però questa ha una differenza. Hanno la lentezza della chiusura. E questa è l'apertura che si sta al stack. Invece vi faccio vedere un'ultima cosa. Un'altra cosa, scusate. Sempre se la trovo. Mi sa che mi sono sbagliato. Non me lo dà. A proposito, se me lo dà, vedete questo passaggio a livello con tre campane. Se vedete, questo si chiama Cannelli. Se guardate dopo, qui ne sono solo una. Qui adesso ne sono due, ma se notate alla fine ne sono. Ne suona una quando c'è il tic tic. Ecco, se andate alla fine. Qua inizia a suonare. Poi se vedete un'altra cosa di differenza. Qua, se notate, questo passaggio a livello con i giranti ancora attivi. Devo andare bene dopo. Fa il tic tac. Adesso cerchiamo un passaggio a livello, anche questo. Con le TD 96 con 4 sbarre, ecco ad esempio uno, mi piccolo questo che una campana resiste 15 secondi dopo che si è abbassata.
notare, ecco, si è abbassata e dura un po' di più quando suona, quando si è abbassata. Se vedete, vedete. Secondi, diciamo. Poi un'altra differenza che sempre se lo trovo quello a 4 sbarre, sempre se lo trovo, eccolo qua. A cornino, se guardate bene, ecco il passaggio arrivando a 4 sbarre con 4 campanelle. Bene, abbiamo finito. Questo video non è stato fatto da diverse pubblicità come c'è scritto sopra. E ringrazio, anche se non, per dire che questo video lo dedicherò a Tommaso Berardi e Raffaele, Cirillo, Raffaele, Perlomeno PL, Aldo Falanga. Resto, Aldo, Francesco, Massaggio Livello, grazie per la partecipazione, per aver visto questo video. A presto.